Salve a tutti, in questa lezione vi parlerò del pensiero di Marx in contrapposizione con quello di Hegel riguardo gli eventi storici, cioè riguardo la filosofia della storia. Soltanto che in questa lezione parlerò in maniera più approfondita di alcuni punti determinanti e importanti, per far sì che si capisca meglio le due ideologie. Vediamo come vi spiegavo nelle precedenti lezioni, la concezione hegeliana del mondo consiste nel fatto che lo spirito assoluto, cioè lo spirito si intende la ragione, l'idea stessa, determina la realtà stessa del mondo, praticamente, mentre Marx sostiene il contrario, cioè che grazie al materialismo storico si determinano gli eventi. Cioè Hegel affermava che la coscienza determina gli eventi, mentre Marx afferma esattamente il contrario, cioè che gli eventi determinano la coscienza. Vediamo che, come vi spiegai sempre nelle precedenti lezioni, entrambi hanno ragione, perché comunque sia la ragione stessa determina e modifica gli eventi, può modificare gli eventi stessi. Cioè, è non solo che il materialismo storico, cioè gli eventi, determinano categoricamente la coscienza. Cioè, voglio dire, c'è una continua collaborazione di entrambi i pensieri. Però vediamo che poi, sempre come vi spiegavo la scorsa lezione, vediamo che Marx stesso non escluse questo concetto, cioè di collaborazione reciproca, della coscienza con gli eventi. Però vediamo, come spiegai sempre nelle scorse lezioni, sempre bene ricordarlo, che già Kant, con l'esempio del meccanico empirico, cioè riguardo la teoria con la pratica, affermava già, diciamo, tempo prima di Hegel e di Marx, che la teoria e la pratica, cioè dettata dall'esperienza, sono in reciproca collaborazione, cioè l'uno determina l'altro e viceversa. Quindi vediamo che proprio dal punto di vista filosofico, diciamo, non è che Hegel o Marx abbiano detto qualcosa di innovativo, vediamo soltanto che Hegel e Marx, diciamo, prendendo esempio proprio col meccanico empirico, gli hanno, per così dire, questa teoria l'ha adattata ai loro stessi concetti, cioè riguardo proprio la filosofia della storia, cioè degli eventi, no? Dello spirito di Hegel e di Marx riguardo il materialismo storico. Quindi ho fatto una breve diciamo, rilettura per far sì che insomma, capiate diciamo, la diversità delle due ideologie, quella di Hegel e quella di Marx. Però adesso, sempre riguardo questo argomento, voglio approfondire alcuni punti, in maniera tale che si possa capire al meglio, diciamo, nel concreto, proprio il significato di entrambi i concetti, di entrambe le ideologie, cioè quello di Hegel e quello di Marx. Adesso vi leggo vari punti veramente importanti e determinanti proprio per comprendere meglio. Allora, questo è un primo punto molto importante.
Nelle lezioni sulla filosofia della storia, la figura del servo e del signore è riportata dal piano del concetto nel quale era sviluppata nella fenomenologia, è quello della storia, la quale per Hegel coincide con il cammino razionale necessario dello spirito del mondo, aggirandosi tra le rovine della storia, intesa in maniera decisamente realistica come un banco di macellaio che fa pezzi quanto di bello l'uomo produce nel corso del suo sviluppo. Il filosofo della storia comprende che essa è un cammino tortuoso e non esente da regressi verso quel fine ultimo che è il completo sviluppo della libertà, fine che per l'appunto si è realizzato nell'epoca moderna, facendo sorgere nel lettore il dubbio che il presente rappresenti, oltre che il fine, anche la fine del corso storico. Più precisamente, per chi si spinga oltre la superficie caotica dei singoli accadimenti, diventa autoevidente, dice Hegel, che la libertà è l'assoluto fine ultimo dell'avanzare della storia, è che dall'iniziale libertà di un solo uomo, il mondo orientale, si è passata alla libertà di pochi uomini, il mondo greco e romano, per poi approdare all'universale libertà dell'uomo, teorizzata per la prima volta dal cristianesimo. Ecco, questo, ecco perché vi ho voluto leggere questo punto, proprio per specificare questo particolare molto importante, che giustamente il professore lo cita, lo scrive in questo stupendo libro. Per la prima volta il cristianesimo è portato a compimento dalla modernità, che ha saputo mondanizzare il messaggio cristiano incarnando nella concreta esistenza sociale dell'uomo. Molto importante questo punto. La modernità è significativamente connotata da Hegel come il periodo dello spirito che si sa libero. La storia sembra dunque essere giunta col mondo moderno alla sua stazione finale. Nella concezione marxiana, a far procedere la storia non sono le determinazioni di un ipotetico spirito del mondo, come vi spiegai prima, ma è piuttosto, secondo l'espressione utilizzata in Miseria della filosofia, il suo lato cattivo. Contro le istanze conciliatrici fatte valere dalla dialettica hegeliana, Marx tiene aperto in tutta la sua drammaticità e senza congedarlo come un qualcosa di subordinato, il momento dello scontro, dell'assoggettamento, la tensione concreta tra i due poli opposti della classe dominata e della classe dominante che si contrappongono in ogni epoca storica. Quello scontro, anziché essere liquidato come accidentale, è assunto come il fondamento della storia, come il motore che la fa evolvere in sempre nuove forme, nelle quali la schiavitù assume sembianze sempre diverse. Una concezione che è ben compendiata nell'asserto marxiano, secondo cui nella storia reale la parte importante è rappresentata, come è noto, dalla conquista, dal soggiogamento, dall'assassinio e dalla rapina, in breve dalla violenza. Tesi questa che verrà tematizzata nel mondo più efficace nel manifesto del Partito Comunista 1848. Quando Marx sosterrà che la storia di ogni società sinora esistita è la storia delle lotte di classe. Oh, questo è un punto molto, ma molto importante. Vediamo che non occorre ripetere sempre le medesime cose che vi ho spiegato già nelle altre lezioni. Quindi, leggendovi questo passo importantissimo, Hegel fa una valutazione veramente geniale, proprio grazie alla sua grande mente, al suo genio, alla sua intelligenza. C'è nell'aver considerato il cristianesimo. Vediamo che il cristianesimo, contrariamente a quanto affermano i filosofi, i professori fasulli, però vediamo che in questo caso, in questo testo, ecco perché vi ho voluto leggere questo testo, perché è veramente importante, veramente bello, scritto da questo professore, che poi non è un professore pingopallino, voglio dire, cioè è uno dei più importanti filosofi che abbiamo in Italia.
soprattutto riguardo il pensiero di Marx. Quindi è un professore universitario, ecco perché vi ho voluto leggere questo testo. Quindi è buono che sappiate anche questo per far sì che diate anche più valore, diciamo, alle mie lezioni, perché io leggo testi, diciamo, scritti da professori importanti, voglio dire, soprattutto per quanto riguarda Marx. Diciamo che è un testo veramente bello che spiega proprio il vero ideale di Marx, che da molti frainteso. Quindi leggendo questo libro ho valutato veramente che si tratta di un professore veramente di altissimo livello. Quindi è importante che grazie diciamo, a questo scritto, a questo testo, possiamo comprendere, possiamo capire veramente molte cose che non vanno assolutamente sottovalutate, come in questo determinato contesto riguardo il valore del cristianesimo. Vediamo che il cristianesimo, diciamo i valori stessi della religione cristiana, sono per la libertà dell'individuo in quanto tale, in quanto essere umano. Quindi questo valore non è che è un valore limitato nell'ambito religioso, ma universale, cioè importante per l'umanità intera, cioè la libertà stessa è il dono più grande che noi possiamo ottenere. Quindi non è che è una cosa da niente. Quindi gli atei fasulli, i professori fasulli, invece di giudicare il cristianesimo su vari aspetti, direi peraltro anche infondati, perché ci sono molti, per esperienza, anche a Facebook, no? Ci sono delle pagine che vanno contro la Chiesa, contro il cristianesimo. Vediamo che ci sono alcuni concetti che posso anche condividere, perché effettivamente la Chiesa ha fatto cose orrende. Però voglio dire, molti sbagliano un concetto importante, cioè che se la Chiesa commette degli errori o degli orrori, certamente non è per volere di Gesù Cristo. Quindi vedete di fare questa importante distinzione. Cioè voglio dire, non è che ci vuole una grande mente per capire questo. Infatti da ciò vi ho voluto leggere proprio questo passo importante, proprio perché voglio farvi capire che Hegel dà importanza al cristianesimo in quanto promotore proprio della libertà dell'umanità stessa. Quindi, altro che il cristianesimo è il male del mondo, secondo alcuni cazzoni ignoranti, perché questi sono in questi termini non possono essere definiti questi indegni individui. Gente illetterata, ignorante, diciamo che non studia. Quindi ecco perché vi ho letto questo passo molto, ma molto importante. Oh, quindi il valore stesso del cristianesimo. Oh. E quindi proprio grazie al valore stesso del cristianesimo ha influito prepotentemente la cultura stessa della società, anche nel mondo laico, anche nel mondo ateo, cioè che non credono al cristianesimo stesso. Però Hegel, in maniera geniale, intelligente, ci ricorda questo particolare importante, che se nella società, proprio dal punto anche di vista filosofico, materiale, noi in un certo qual modo abbiamo ottenuto la libertà è grazie all'ideologia proprio del cristianesimo. Oh, questo è un particolare molto, molto importante, non che si giudica il cristianesimo così giusto per, come fanno certi filosofi e atei fasulli. Vediamo che
Hegel afferma che la libertà stessa lo si è ottenuta con la società moderna, passando dal mondo orientale, cioè che c'era solo un uomo libero, passando poi al mondo greco e romano, che solo alcuni erano liberi e gli altri erano schiavi, per poi passare a quello moderno, dove secondo Hegel si è ottenuta la massima libertà, cioè la libertà universale. Però, come vedremo giustamente, Marx, come vi ho letto prima, è contrario a questo pensiero di Hegel, in quanto giustamente afferma che comunque sia non si è ottenuto una libertà universale, ma solo parziale, come fra poco diciamo, vi leggerò in questo splendido testo. Poi. Prima di passare all'analisi della forza dell'antagonismo non risolto e presente anche nella contemporaneità, soffermiamoci brevemente su quelle che Marx stesso individua come difficoltà insuperabili della posizione hegeliana. Un primo punto sul quale ben insiste fino ad ora riguarda il tipo di libertà al quale fanno riferimento Hegel e pur muovendo da altri presupposti buona parte dei principali autori liberali moderni. E questo è il tema fondamentale intorno al quale orbita la riflessione marxiana della gioventù alla maturità. Agli occhi di Marx, la libertà, che secondo Hegel si è pienamente affermata nell'età moderna, non coincide affatto con la libertà in quanto tale, ma deve essere identificata piuttosto come una forma di libertà parziale, infatti, come vi dissi prima. È in un certo senso fittizia che, paradossalmente, non solo può convivere con la schiavitù, ma addirittura può concorrere a generarla. E se letta in trasparenza la libertà della società civile, di cui abbiamo già detto, la libertà dei ceti della politica e della legge. Questo è un altro punto importante che vi ho voluto leggere. Vediamo che giustamente, come vi spiegai prima, Marx afferma che la libertà intesa da Hegel non è una libertà appunto universale, cioè non si è ottenuta una libertà massima. Ma semplicemente parziale. Però per capire meglio proprio il pensiero di Hegel riguardo proprio il suo concetto di libertà, diciamo con quello di Marx, è opportuno che vi legga una nota, scusate, importante. Allora, vediamo. Domenico Lo Surdo, cioè Domenico Lo Surdo è un critico, proprio un critico di Marx, diciamo un critico della filosofia. Allora, Lo Surdo, Hegel e la libertà dei moderni. Il limite di questa prospettiva è che finisce per tentare di argomentare come, in un'ultima analisi, le prospettive di Marx e di Hegel concordino nel riconoscimento che il presente non è l'epoca della libertà, instaurando una contrapposizione tra i liberali da una parte e Hegel e Marx dall'altra. Ciò che non riesce alla prospettiva di Lo Surdo è confutare che l'operaio per Hegel è libero. È quindi, infatti, che si gioca la partita decisiva tra la prima prospettiva, che ammette la libertà dell'operaio, e la seconda, che la nega. Lo Surdo mostra come l'affamato si trovi in una condizione che Hegel stesso paragona a quella dello schiavo. Ma l'affamato a cui Hegel si riferisce non è lo schiavo salariato, come diciamo, afferma invece Marx, no? A causa del capitalismo. È piuttosto il mendicante, il senza lavoro. Hegel riconosce, è vero che come lo schiavo, anche il mendicante che muore di fame ha il diritto di violare la proprietà altrui, ma non considera il morto di fame se non come un'anomalia della libertà universale, la quale non è affatto compromessa dall'esistenza dei mendicanti, e non ha alcun dubbio sul fatto che l'operaio è in ogni caso un soggetto libero. Proprio perché la libertà si è già realizzata nel presente, è reale, è già razionale al suo stato attuale, non ha senso per Hegel auspicare rivolte e mutamenti strutturali. Sembra fuorviante, pertanto,
da avvisare nella lettura hegeliana della modernità il ritorno della dialettica del servo e del padrone che già conosciamo dalla fenomenologia e che ora viene applicata ai nuovi rapporti capitalistici. Oh, questo, ecco perché vi ho voluto leggere questo punto importante. Vediamo che c'è il contrasto tra i liberali, diciamo, moderni che sono a favore del capitalismo, con l'ideologia stessa di Marx, che afferma invece che a causa del proprio del capitalismo, il capitalismo stesso, invece di eliminare la schiavitù, addirittura l'accentua. Ed è in certo qual modo anche vero, perché ci sono molte forme di sfruttamento a causa proprio del capitalismo. Per esempio, se andiamo in Africa e in altri paesi poveri, vediamo che i capitalisti sfruttano proprio questa gente. Quindi di per sé è un dato di fatto. Mentre Hegel afferma che l'operaio ha ottenuto la piena libertà grazie con l'epoca moderna. Però vediamo che Marx contraddice questo. Però in parte vediamo anche che si è ottenuto comunque sia una libertà non completa ma parziale. Però voglio dire, rispetto agli anni, ai secoli passati, vediamo che si sono fatti grandi, appunto, grandi passi da gigante. Poi, paradossalmente, Hegel afferma, diciamo che poi coincide col pensiero stesso di Marx, che il fine, la finalità storica, diciamo, di un evento appunto storico, lo si conclude soltanto se si ottiene una libertà universale. Soltanto che Hegel era convinto che la libertà, diciamo, il corso storico si sia fermato proprio perché si è ottenuto la massima libertà con l'epoca moderna. Però vediamo che Marx invece giustamente afferma che la libertà non si è ottenuta completamente, quindi occorre sempre ancora un procedimento storico affinché si arrivi alla totale libertà. Questo diciamo che è un particolare che ho voluto specificare. Vediamo che inoltre con questo scritto, diciamo, questo pensiero di Losurdo, questo professore critico, vediamo che afferma diciamo, delle cose molto importanti. E egli stesso afferma che sia Hegel che Marx, contrariamente ai liberali, con l'epoca moderna, contrariamente con quanto vi dissi prima, non si è ottenuta la libertà stessa. Quindi, quindi è conforme al pensiero di Marx. Però poi Hegel stesso afferma che tuttavia l'operaio salariato ha ottenuto la libertà totale. Mentre ci sono casi anomali, diciamo, della libertà universale, che è dovuto ai mendicanti. Cioè ai morti di fame, quelli senza lavoro, e afferma addirittura che è un loro diritto violare le proprietà altrui a causa, diciamo, proprio delle loro pessime condizioni. Però vediamo che anche da questo punto di vista Hegel sbaglia nell'affermare questo, cioè anche se si muore di fame, nessuno ha diritto di violare la proprietà altrui, però una questione etica, diciamo, e morale. Anche se poi, come si dice, la fame rende ciechi, quindi uno può anche commettere relazioni abiette pur di sopravvivere. Però con ciò non è che bisogna giustificare questi atti. Diciamo, la legge deve fare il suo corso. Però ovviamente è anche da comprendere suddette azioni, spinte proprio dalla necessità, dalla disperazione. Quindi questo è un punto che andava, diciamo, specificato. Quindi, secondo Hegel, tuttavia, si è ottenuto una libertà proprio massima dell'operaio salariato. Quindi, non occorre ulteriori, diciamo, eventi storici per far sì che si modifichi il sistema stesso. No, che lui considerava lo stato etico,
dettata dalla politica, delle leggi, come garante proprio della libertà degli individui, come successivamente vi leggerò. Quindi Hegel, da un certo punto di vista, ha ragione in questo senso, però sbaglia in quanto l'operaio salariato non è che ha ottenuto la massima libertà, perché giustamente il capitalismo sfrutta anche gli operai stessi, diciamo anche in forme estreme, come con l'esempio in Africa, che i capitalisti sfruttano proprio questa povera gente per le loro ricchezze. Quindi sia Hegel, in un certo punto di vista, ha ragione che si è ottenuto una libertà, però non una libertà massima, mentre Marx afferma proprio che si è ottenuta solamente una libertà parziale. Però vorrei soffermarmi un po' sul punto di Losurdo, che afferma che Hegel e Marx sono consapevoli che nell'epoca moderna non si è ottenuta la libertà massima. E fa l'esempio del mendicante e fa no, l'esempio dell'operaio. Vediamo che tuttavia anche con l'esempio del mendicante non si è ottenuta una libertà massima, proprio perché lo Stato stesso non ha garantito a questo mendicante, a questa persona che non ha lavoro, una sua propria dignità, in quanto il lavoro è sinonimo di dignità, perché grazie al lavoro uno si può realizzare nella vita. Quindi, tuttavia, il sistema stesso, diciamo lo Stato stesso, ideato da Hegel, non comporta non solo la libertà, ma nemmeno in alcuni casi, come il mendicante, la dignità stessa dell'uomo. Quindi ci sono un po' di punti, diciamo, contraddittori che vanno un po' migliorati, ratificati. Quindi il pensiero di Hegel non è impeccabile, però voglio dire anche le sue buone ragioni, cioè nel fatto, come interpreto io, che si è avuto comunque sia un miglioramento nel corso degli eventi. Questo è un particolare molto importante che andava specificato. Continuiamo. In realtà, questo mo riguarda lo stato etico, questo è importante. In realtà Hegel si riferisce ad essa in una forma assai diversa e decisamente più complessa rispetto a un Adam Smith o un Mandeville, intendendola non nella sua semplice accettazione giuridica, bensì secondo l'espressione di Charles Taylor come la libertà in situazione, ossia come libertà sempre vincolata a situazioni particolari, e tale da poter essere intesa in definitiva come libera accettazione al posto che a ciascuno riserva la società. Solo nello Stato si realizza, secondo Hegel, la vera libertà. Esso è più precisamente, come abbiamo visto, la monarchia prussiana, e quell'istituzione particolare che concretamente esprime la realtà del tutto, configurandosi con la realtà della libertà concreta, come spirito oggettivo che si è incarnato in istituzioni concrete. Se l'individuo partecipa dello Stato come cittadino, ossia come momento costitutivo dello Stato stesso, egli realizza allora la propria appartenenza al tutto. È momento della totalità e la sua volontà viene a coincidere con quella dello Stato, inteso come piena realizzazione della libertà e come superamento degli antagonismi permeano la società civile. Nello Stato, scrive Hegel, non viene compiuto senza l'interesse, il sapere e il volere particolare. E gli individui vivono come mere persone. Essi piuttosto vogliono a un tempo né l'invisibile né il sale e hanno un'attività consapevolmente rivolta a questo fine. Abbiamo già esaminato i dubbi avanzati da Marx per la critica della filosofia dei diritti di Hegel su questa concezione dello Stato, a cui in quel testo veniva contrapposta la democrazia come genus della Costituzione, in grado di coniugare forma e contenuto e di garantire una piena ed effettiva partecipazione per ogni cittadino alla vita collettiva.
Vediamo che questo è veramente molto importante, questo punto che vi ho voluto leggere, riguarda proprio lo stato etico. Vediamo che secondo Hegel, in sostanza, lo stato etico garantisce la libertà e i diritti del cittadino, in quanto nella concezione di Hegel di Stato afferma che gli individui nel loro insieme costituiscono un individuo, un essere vivente. Quindi gli individui stessi determinano, formano lo Stato stesso. Quindi lo Stato stesso è un essere vivente perché proprio costituito da individui e di cui tutti sono partecipi per il bene collettivo. Ecco, questo è in sostanza il pensiero di stato etico di Hegel. Però ovviamente non ci sono dubbi su questo, in quanto proprio la politica e le leggi devono garantire proprio la libertà degli individui e i loro diritti. Però vediamo che questo concetto, vediamo che già è stato desunto, è stato detto già dal grande Kant, quindi più o meno hanno i medesimi concetti, i medesimi ideali riguardo proprio la libertà e i diritti del cittadino. Tuttavia, voglio fare alcune osservazioni ma molto importanti. Vediamo che Taylor, questo professore, fa una definizione, un'affermazione su cui riflettere. C'è della libertà in situazione. Vediamo che con ciò cosa significa? Che lo Stato concepito da Hegel determina la libertà stessa dell'individuo, perché infatti libertà in situazione. Cioè lo Stato determina appunto la libertà dell'individuo in un determinato contesto nella società. Quindi, in certo qual modo, l'individuo è come se gli individui devono conformarsi agli ideali stessi dello Stato, diciamo, e delle loro leggi. Vediamo che qui proprio mi voglio soffermare. Vediamo che tuttavia, se anche uno Stato tuteli la libertà e i diritti dei cittadini, come è giusto che sia, paradossalmente potrebbe fare anche il contrario, come nel caso la concezione di stato etico di Hegel, in quanto è lo Stato che determina la libertà di individuo. Quindi, se lo Stato determina la libertà di individuo, già di per sé non è libertà individuale, perché l'individuo di per sé è un essere libero, un essere pensante. Quindi non è che lo Stato deve determinare la libertà di un individuo, perché Hegel non concepiva la libertà dell'uomo in natura, ma che la libertà stessa dell'uomo doveva essere proprio determinata, condizionata dalle leggi stesse, dallo Stato stesso. Certo, da un certo punto di vista Hegel ha ragione, però vediamo che questo ragionamento già lo fece Kant riguardo il significato di libertà. Cioè, Kant giustamente afferma che la libertà in senso letterale, diciamo, è pericoloso, in quanto una libertà priva di leggi, di regole, è un qualcosa di traumatico, in quanto la libertà stessa deve essere determinata dalle leggi nel rispetto degli altri. Quindi questo è molto molto importante. Quindi può avere anche una valenza di significato il concetto di stato etico di Hegel, se conformato, se conforme col pensiero di libertà di Kant. Quindi può avere una sua valenza. Però se andiamo proprio nel profondo, vediamo che lo Stato non solo deve determinare la libertà diciamo, di un individuo, ma vediamo che lo Stato stesso deve assecondare la libertà stessa dell'individuo. Vediamo che in questo passo
bene che vi leggo questo particolare per approfondire meglio. Oh, se ci atteniamo alla ricostruzione che della lettura marxiana del problema della libertà in Hegel ha condotto David McLellan, la coscienza umana si manifesta oggettivamente nelle istituzioni giuridiche, sociali e politiche dell'uomo, uniche garanti della sua possibilità di conseguire la piena libertà, come vi ho detto prima. Solo il più alto livello di organizzazione sociale, lo Stato, era in grado di unire i diritti individuali e la ragione universale. Hegel rifiutava quindi l'idea che l'uomo fosse libero per natura, come vi dissi. Anzi, ai suoi occhi lo Stato era il solo mezzo per fare della libertà dell'uomo una realtà effettiva. In sostanza, ho ripetuto le stesse cose che ha detto questo professore McLellan, un critico di Marx, diciamo, e di Hegel. Quindi, da un certo punto di vista, bisogna stare attenti a questo tipo di concetto hegeliano riguardo lo stato etico, perché è un po' ambiguo, ha anche un'arma a doppio taglio, perché determina proprio la libertà stessa. Quindi, determinando la libertà stessa dell'individuo, non lo rende quest'ultimo tale, quindi non lo rende libero pienamente. Quindi questo è un particolare molto, ma molto importante che andava specificato. Vediamo che riguardo questo, voglio farvi un esempio di un filosofo, Giovanni Gentile, che è ritenuto uno dei filosofi più importanti italiani. Diciamo del Novecento, secondo alcune anche addirittura il più importante. Vediamo che lui visse nell'epoca fascista ed era un fascista convinto. E vediamo che lui si ispirò proprio con lo stato etico di Hegel, quindi approvava questa sua filosofia, questa sua concezione dello Stato riguardo alla libertà dell'individuo. Però dove consiste l'errore, diciamo, in certo qual modo, in determinati contesti, come riguardo il fascismo, lo Stato dittatoriale, proprio con l'esempio di Giovanni Gentile, il quale, assecondando il concetto di Stato etico di Hegel, di conseguenza era favorevole alle leggi del fascismo. Però qui c'è una grande contraddizione, in quanto il fascismo non ha reso gli individui liberi, diciamo nel vero senso della parola, perché non essendo un governo democratico ma dittatoriale, non dava libertà di espressione all'individuo. Già di per sé questo cosa ci fa capire? Che lo Stato, determinati stati, come quello dittatoriale, non rende gli uomini liberi, perché se un uomo non ha libertà di espressione, non può ritenersi uomo libero. Quindi Giovanni Gentile in questo contesto ha sbagliato in maniera grossolana nel considerare che il fascismo, lo Stato dittatoriale del fascismo, abbia reso gli uomini liberi. Quindi ecco perché vi ho fatto l'esempio di Giovanni Gentile, proprio per farvi comprendere meglio che il concetto stesso di stato etico di Hegel di per sé in determinati contesti è sbagliato, come nel caso di Giovanni Gentile. Infatti nel periodo fascista c'erano anche le leggi razziali, cioè ad esempio gli ebrei non potevano insegnare. Gli ebrei italiani non potevano insegnare perché semplicemente al fatto che fossero degli ebrei. Quindi questo già di per sé lo Stato ha determinato la libertà parziale, anzi in questo caso non ha determinato proprio la libertà, nemmeno parziale, anzi l'ha privato proprio della libertà in questo caso. Anzi, quindi di per sé è ancor peggio, diciamo, il concetto di Gentile. Quindi lo Stato non è che deve determinare, diciamo, come disse Taylor, la libertà in situazioni, ma anzi lo Stato deve assecondare proprio la libertà
individuale di ognuno di noi, in quanto noi stessi siamo degli esseri pensanti. Cioè, non è che lo Stato deve determinare la libertà dell'individuo. Certo, deve garantire l'uguaglianza e i diritti, però c'è questo particolare importante, non determinare la libertà, cioè è diverso. Infatti, proprio per questo, dice, lo Stato egli realizza loro la propria appartenenza a tutto, proprio per farvi comprendere meglio vi leggo questo passo. È il momento della totalità, secondo Hegel, no? Della libertà piena. E la sua volontà, cioè, lui si riferisce al cittadino, viene a coincidere con quella dello Stato. Cioè, secondo Hegel, già qui questo concetto è sbagliato, in quanto non è per forza che l'individuo, la volontà dell'individuo deve conciliare per forza con quello dello Stato. Infatti un individuo può essere anche contrario a determinate leggi dello Stato, come facendo l'esempio proprio del fascismo con Giovanni Gentile. Quindi vediamo che lo Stato deve assecondare in determinati contesti anche la volontà stessa del cittadino. Oh, quindi spero di essere stato esauriente, ma credo proprio di sì. Per avere una libertà, diciamo, piena, occorre avere, diciamo, uno stato democratico, no? Però vediamo che tutto questo stato democratico non è, nemmeno garantisce la libertà degli individui. Perché non garantisce la libertà totale degli individui, no? Del loro modo di pensare, le loro idee, affinché siano di per sé, diciamo, istituzionabili. Cioè, nel senso che attualmente, per esempio, in Italia, no? Sì, è un paese democratico, un paese anche laico, però vediamo che le leggi stesse sono molto influenzate anche, diciamo, dal potere della Chiesa. Quindi di per sé non è vero che la Chiesa diciamo, ha solo un potere religioso, non più temporaneo, temporale. Vediamo che la Chiesa si nasconde in questo e vediamo che dietro le quinte comunque determina anche diciamo, le leggi stesse dello Stato. Quindi non garantisce la laicità proprio di tutti i cittadini, di conseguenza la libertà stessa dei cittadini garantita proprio con le leggi istituzionali. Quindi io sono cristiano, però ovviamente non è che tutti possono condividere le mie idee o le idee diciamo, del cristianesimo stesso. Quindi ci sono anche persone atee che non condividono le nostre idee. Quindi per far sì che si abbia una totale libertà dell'individuo, non solo deve essere uno Stato democratico, ma deve essere totalmente laico. Quindi la massima libertà individuale di pensiero. Oh, questo è un particolare molto ma molto importante, diciamo, che andava specificato. Adesso continuo a leggere, allora, altro punto importante. Oh, nell'ottica marxiana, la modernità, Hegel compreso, si illusa che quella politica fosse la più alta forma di libertà, come dissi prima, liquidando le contraddizioni, sopruse le forme di sfruttamento che da esse scaturiscono come superati dall'ambito dello Stato, o come ineliminabili perché dettati dalla stessa indole umana, cioè con Kant, o addirittura come positivi perché tali da permettere lo sviluppo della civiltà verso forme sempre più evolute. Ma nelle fabbriche, a partire dal 1843, Marx scopre l'esistenza di una classe sociale che, nel bel mezzo della modernità, si trova ad essere letteralmente asservita a una forza estranea, cioè al capitalismo, compendiando in sé al grado massimo le contraddizioni e la limitatezza della libertà politica, anche nelle sue determinazioni storiche. Il reale, ben lungi dall'essere
razionale, quale era parso a Hegel, apprende ancora di essere razionalizzato. Di qui l'esigenza in Marx di elaborare una filosofia della storia futurocentrica, ossia tale da proiettare nel futuro il superamento delle contraddizioni che infettano il passato e in forma non meno acuta il presente. In questo senso Marx compie una duplice mossa filosofica che lo porta, da un lato, a superare Hegel e capovolgerlo, e dall'altro a restare fedele al suo insegnamento. Hegel, infatti, è criticato duramente per essersi illuso che la libertà universale avesse già trovato cittadinanza nel reale. Ma ciò non di meno, Marx continua a muoversi in una prospettiva che resta tutto quello hegeliano, nella misura in cui mantiene un impianto di filosofia della storia che è di fatto iper-hegeliano. Esso è infatti fondato sulle leggi della dialettica e sull'assunto che la libertà, Hegel già realizzato per Marx, del telos della storia, appunto arriva in grado di riscattare l'intero corso storico, donando un senso generale agli eventi del passato. E nel presente stesso che Marx individua le strutture che faranno sorgere la società futura. In questo modo la prospettiva marxiana si riconforma prometeica e aperta al futuro. Oh, infine, per concludere la lezione, è stato importante soprattutto leggervi anche questo passo molto, ma molto importante. Vediamo che Marx considera, dei punti molto importanti. Vediamo che secondo Marx Hegel si è illuso che con l'epoca moderna, cioè con lo Stato, si siano eliminate tutte le contraddizioni. Poi c'è l'esempio di Kant che le contraddizioni, i conflitti sono ineliminabili perché fanno parte della natura umana. Poi fa l'esempio di Adam Smith, che è stato un grandissimo economista inglese, insieme a Keynes, sono stati proprio i pilastri dell'economia mondiale, nell'affermare che tuttavia le contraddizioni sono utili proprio per un miglioramento proprio della socialità stessa, della società verso il meglio, verso il progresso. Vediamo che sono temi abbastanza un po' complessi, complicati. Cioè, alla fine, se andiamo a vedere sia Marx, Hegel, Smith e Kant hanno le loro rispettive ragioni. Però vorrei soffermarmi su un punto, importante riguardo Kant. Vediamo Kant afferma giustamente che le contraddizioni tra gli uomini, tra gli individui, c'è lo scontro, è ineliminabile, proprio perché fa parte della natura. A proposito di questo, voglio leggervi proprio questo passo, in maniera tale da approfondirlo, proprio su Kant. Allora, secondo l'antropologia kantiana, l'uomo è tendenzialmente un essere egoista e gli antagonismi della società civile traggono origine dall'indole stessa dell'uomo, dal suo naturale voler condurre tutto secondo il proprio interesse. Oh, vediamo che giustamente Kant afferma che nella natura umana essere egoisti quindi non è eliminabile. Come erroneamente vorrebbe far credere Marx, no? Con Madre Teresa, lo storico di debellare tutto questo per interesse comune. Vediamo che il materialismo storico, seppur ha propositi nobili, positivi per la società, vediamo che resteranno pur sempre utopici. Questo perché a causa proprio della natura dell'uomo, come giustamente Kant afferma. Però, tuttavia, c'è da dire un particolare molto importante che in questo testo non è scritto, riguardo proprio Kant contro Moses Mendelssohn. Vediamo che quest'ultimo, un famoso filosofo importante, filosofo ebreo di quel tempo, del Settecento,
affermava che secondo lui non poteva mai esserci progresso nella società, quindi il mondo era, mondo è e mondo sarà sempre, praticamente. Questo è il concetto di questo Moses Mendelssohn. Mentre, contrariamente a questo, Kant afferma che bisogna sempre sperare in un miglioramento della società, in quanto nel corso storico degli eventi l'umanità comunque, grazie alla cultura, all'istruzione, all'educazione, comunque sia, si è ottenuto sempre in maniera parziale, diciamo, un progresso stesso della società. Quindi, a pro di questo, Kant, è favorevole al fatto che comunque sia, dobbiamo cercare in tutti i modi di migliorare la società stessa. Oh, quindi questo è un particolare molto importante, diciamo, che ho voluto specificare, quindi che andava specificato. Adesso c'è un punto molto importante. Vediamo che Hegel afferma che il razionale è reale e razionale. E secondo Hegel lo si è ottenuto con l'epoca moderna, cioè ottenendo, secondo lui, la libertà universale. Mentre Marx afferma che attualmente il razionale non è reale, ma sarà reale il razionale, cioè la ragione prendere il posto del reale, quando si otterrà la libertà universale, la libertà massima, cioè lo si otterrà con una visione futurocentrica. Ottenibile grazie al comunismo. Oh, questo praticamente è il pensiero di Marx. Però vediamo che riguardo questo, prendendo come spunto Fromm i tre errori, secondo lui, grossolani di Marx, vediamo che il primo errore è stato quello, secondo Fromm, di non considerare la moralità, ma credeva che gli uomini potessero diventare buoni soltanto con materialismo storico, cioè dal punto di vista economico, con miglioramento economico, mentre alla base ci devono essere i valori spirituali, valori morali. Però vediamo che, diciamo che non è categorico, in quanto Marx ha dato anche lui valore alla moralità, anche se non in maniera, diciamo, primaria, più importante. Quindi il secondo punto, errore di Marx, secondo Fromm, è stato quello di voler stravolgere la società in maniera immediata, e vediamo che ha comportato solo disastri. Poi, quindi, si potrebbe ottenere una società migliore, come dire, ogni cosa a suo tempo, con il progredire del corso naturale degli eventi, verso il progresso. Poi il terzo errore di Marx è stato proprio quello paradossale, quello più, diciamo, grave, è stato il fatto che giustamente Marx affermava che siccome il proletariato rappresenta il lavoro, quindi anche dal punto di vista della massa, doveva avere un ruolo centrale nella società, vediamo che il capitalismo stesso ha permeato il proletariato stesso. Quindi molti vogliono no, l'ottenimento, diciamo, in futuro del comunismo per una società migliore. Però paradossalmente quello che ci fa riflettere Fromm è proprio il capitalismo che ha bloccato tutto questo, che ha permeato proprio il proletariato stesso. Quindi ha bloccato, diciamo, il materialismo storico di Marx, cioè nel fatto che si ottenesse una società senza classi e che il proletariato dovesse dominare, diciamo, la politica e la società. Quindi sarà molto difficile che il proletariato, che grazie al comunismo, si possa ottenere una società, diciamo, senza classi, una società, diciamo, priva di schiavitù, proprio perché è il capitalismo stesso che paradossalmente
ha impedito e sta impedendo tuttora tutto questo. Certo, voglio dire, uno spera, insomma, che si ottenga, diciamo, la massima libertà, che si debelli la schiavitù. Però il paradosso è stato proprio questo, che il capitalismo ha corrotto, per così dire, ha permeato il proletariato stesso. Questo è un punto purtroppo molto, ma molto importante, che comunque andava specificato. Comunque sia, non bisogna mai perdersi d'animo e dobbiamo credere sempre in una società migliore per tutti. Però era importante specificare il terzo errore di Marx secondo Fromm. Questo è un dato molto, molto importante.